Ciao a tutti e ben ritrovati su Ivan Sal Channel. Siamo sempre qui in laboratorio, qui a Bazzano. Oggi devo dedicarmi a questa piastra della Technis, è un tre testine, una bella piastra, è la RS BX707. Dopo la sigla. Come dicevo prima, oggi provo di riparare questa piastra della Technis, la BS SX707. È un tre testine. Vediamo un attimo, dando tensione, cosa c'è che non va. Allora, intanto si accende, che è già buono, ha un bel display. Proviamo l'apertura del cassetto. Sento il motorino girare, ma non si apre perché questa ha il cassetto motorizzato. Ecco, adesso che l'ho toccato, è venuto giù. Ok, adesso ho preso andare. Probabilmente o era bloccato perché è stata ferma molto tempo, oppure c'è una cinghia che slitta. Adesso quando la apro vedo. Proviamo di mettere una cassetta, visto che il cassetto ora si apre, prendiamo una cassetta. Intanto da vedere se gira qualcosa. Facciamo avanti, avanti ci va, indietro ci va, play. Lo fa, a posto, cioè già riparata, funziona. Raga, questa gira, va. Secondo me il problema era che non apriva lo sportellino, poi si è disincagliato. Comunque adesso l'apro lo stesso, perché comunque poi una pulita alle testine, do un'occhiata al leader, no al leader, scusate, al pinch roller se è a posto, un attimo i livelli, comunque gli diamo un'occhiatina lo stesso. Teoricamente questa riparazione non dovrebbe essere troppo impegnativa, il che è perfetto perché col caldo che fa oggi non volevo neanche sbattermi più di tanto. Comunque la verifichiamo tutta, vediamo se c'è qualcos'altro. Perché poi se mi limito a guardare solo quello che c'è e non do un'occhiata a tutto il resto, poi dopo magari va un po' e poi me la riportano, c'è un altro problema, poi sempre così. Già capita che me la riportino le cose anche se ci guardo, ci riguardo e poi quando la sfiga deve arrivare, arriva. Bene, vediamo un po' com'è fatta. Direi che è ben ordinata dentro, eh? Poco cablaggio. Il pannello frontale è innestato con questi connettori elastici alla scheda madre. Il trasformatore l'hanno schermato, hanno fatto molto bene. È una piastra a trazione diretta, ora che vedo, perfetta, bella, bella. Perciò controllata al quarzo. Ha il motore per le bobine a parte, però direi che funziona perché gli avvolgimenti li faceva. Qui c'è l'apertura del carrello, dello sportello ed è fatta a cinghia. Adesso ve la faccio vedere subito. Qui c'è la cinghia e il motore che fa l'apertura dello sportello. E questa va cambiata anche perché la vedo molto lucida, molto secca. Sicuramente il problema grave era quello, non riuscendo ad aprire il cassettino, ovviamente il cliente me l'ha portata. Per prima cosa tolgo la cinghia. Che poi non è così scontata questa cinghia, perché ci vorrebbero quelle un pochino più grosse. Adesso vedo se ho questo spessore di cinghia, perché io ne ho delle più grosse o delle più sottili. Boh, adesso ci guardo. Bene, allora la cinghia l'ho messa su. Ora do tensione di nuovo, così intanto vediamo che lo sportellino si apra bene. Perfetto. Guardavo che è un peccato che non ha nessuna luce interna che illumini il vano cassetta. È comodo quando si illumina la cassetta che uno vede dov'è. Direi che il movimento lo fa bene. Metto su una cassetta test che controlliamo. Vabbè, la velocità va bene sicuramente. Più che altro controllo l'azimuth. Stavo guardando le testine, che sono perfette, sono da pulire, sì, anche il pinch roller un po' da pulire, ma secondo me funziona bene. Poi comunque ce lo dirà il
la cassetta test. Perché poi c'è da dire che è vero che il motore è quarzato, trazione diretta e tutto, però se abbiamo un pinch roller che lavora male, la cassetta non viene trascinata bene comunque. Cioè il motorino può essere preciso, calibrato finché vuoi, ma se c'è una gomma contro che è leggermente ovalizzata, ha perso la gommatura, eccetera, la cassetta non viene trascinata bene. Perciò è bene controllarla con la cassetta test. Diamo una bella pulitina qua con l'alcol isopropilico. Mi è capitato delle testine che apparentemente sembravano pulite, cioè le guardavi con gli occhi, erano pulite. Però poi quando vai a fare il test, hai per esempio un canale che va meno, un canale che non rende o viene registrato più basso, ed è la testina che c'è un velo di sporco, il nastro magari è uno sporco che apparentemente non si vede, il nastro non aderisce bene e perde subito. Di solito perde subito nelle note acute, lo si vede andando su di frequenza. Apparentemente erano pulite, però vedete il cotton fioc si è sporcato. Ho tolto la copertura qua perché così si lavora meglio. Voglio verificare subito il discorso del trascinamento, della velocità. Vediamo un po' cosa mi dice l'oscilloscopio. L'oscilloscopio mi dice velocità 1 kHz, perfetta. È anche stabile. Perfetta, perfetta. Direi che il pinch roller lascio quello. Bene, ora vado avanti, che vado a vedere che avanti ho la cassetta con la nota a 6 kHz. Andiamo a vedere l'azimuth come è messo, ma secondo me è ancora tutto tarato, originale, non ha smanettato nessuno in questa piastra. Perciò sicuramente l'azimuth andrà bene, a meno che non sia fuori di tantissimo, non lo tocco. Andiamo a vedere come siamo messi. Allora, ho direi che andiamo molto bene. Lima bene. C'è un pelo, ma quel pelo lì, quel pelo che vedete, è una scoregge nello spazio. Perché anche se lo vado a rintoccare, basta che rimetto la cassetta, la ritolgo e è già cambiato. Quando ci sono delle differenze così minime, è inutile andare a rintoccare perché la vitina, appena appoggi il cacciavite, vedi che già si muove, perciò parliamo di niente. In questo caso, visto che è già sigillato col suo mastice ed è ancora quella, diciamo, la taratura di fabbrica, perché lì si vede che nessuno ci è andato intorno, io la lascio così. Bene, togliamo la cassetta test e ora vado a fare una prova di registrazione. Ho messo dentro una cassetta al cromo. Vado a collegare il generatore di bassa frequenza che non l'ho ancora collegato. E mettiamo 400 Hz. Mettiamo 400 Hz e vediamo cosa ci fa di bello questa piastra. Allora, mettiamo REC. Andiamo a mettere più o meno 0 dB. Ok, così abbiamo più o meno 0 dB. Allora, questo è il segnale che stiamo mandando alla piastra e questo è il segnale che ci viene registrato. Allora, guardavo sull'oscilloscopio e sul V-meter. Allora,
Il V-meter mi segnerebbe che ho un canale leggermente più basso, ma in realtà l'oscilloscopio mi dice che 1 volte 30, 1 volte 29, 1 volte 31 sono uguali. Se li andiamo anche a sovrapporre, sono uguali. Perciò il V-meter mente. V-meter mente. C'è poi da dire una cosa, che basta muovere appena appena, vedete, perché purtroppo questi V-meter sono a gradini, cioè basta un niente. Per vedere così, vedete? Così c'è, cioè praticamente un niente. Va bene, perché se io lo regolo così e faccio monitor e registrazione, voi vedete anche il V-meter pari, cosa che mi conferma l'oscilloscopio. È chiaro che basta che sono a metà tra una tacca e l'altra e magari uno dei due mi scende giù, ma in realtà sono pari. Questa piastra registra benissimo. Adesso proviamo però anche le alte frequenze. Questo 400 Hz, per quanto riguarda i bassi andiamo bene. Ora commuto a 6000, potrei andare anche più su. Comunque già 6000 vediamo. Abbiamo registrazione e segnale in ingresso. Vedete, sono pari, esattamente pari. Li vado a vedere anche con l'oscilloscopio. Andiamo a fare una calibrazione così da vederli un po' meglio e andiamo a vedere. E vedete, sono belli pari, proprio spettacolare. No, no, è perfetta, perfetta. È perfetta, è perfetta. E anche se non fossero pari perfetti, vanno bene lo stesso perché sulle note alte basta poco, basta un granello di polvere sulla testina, basta il nastro che sto usando che non sia perfettamente performante e che mi prende più un canale dell'altro, però già vista così questa piastra è a posto. Direi che ci siamo. Poi vabbè, questa piastra ha la possibilità di calibrare il bias sull'L e sull'R, ovviamente, bilanciamento LR sulla sul segnale d'ingresso. A questo punto posso fare stop. Vabbè, qua abbiamo i vari Dolby. La sensibilità del V-meter, il reset del counter, le varie modalità per le memorie del counter, il timer. Direi che è tutto questa piastra. Ok, ora parto a richiudere il tutto e vediamo di tirare le conclusioni finali. Come avevo previsto, questa riparazione è stata poco impegnativa, però non è detto, perché a volte parto pensando che sia poco impegnativo, poi ne salta fuori di ogni. Ovviamente adesso la terrò in prova, anche perché questo cliente mi ha portato, oltre alla piastra, anche un amplificatore, che poi devo riparare. Così, mentre riparo l'amplificatore, tengo in prova la piastra, perché mi sembra che sia stato fin troppo facile questa riparazione. Comunque meglio così, perché così gli faccio spendere poco. La piastra l'ho chiusa, ora ci metto una cassetta musicale dentro, così gli faccio una prova avanti e indietro, perché poi non ho guardato gli avvolgimenti, adesso che mi è venuto in mente, non ho guardato gli avvolgimenti completamente da una parte e dall'altra, lo faccio subito. Raga, col caldo io sono un po' fuso, Non ho provato gli avvolgimenti. Mettiamo così, così forse si vede. Gli avvolgimenti veloci, se li fa fino in fondo o se magari ha dei problemi. Allora, solitamente inizio cassetta, c'è il problema quando vado a riavvolgere. Vedo che va via benissimo. Ok, la porta fino in fondo. Se vado ad avvolgere ha una bella spinta. Bene, proviamo dall'altra parte. È inutile stare a fare scorrere tutta la cassetta. Allora, in questo caso, se vado indietro, bobina piena qui, bobina vuota qui, trascina bene, ma così è questa bobina che sta trascinando, perciò è avvantaggiata. Quando invece vado a fare avanzamento con la bobina piena, qui al massimo sforzo, però vedo che trascina bene. Perfetta.
Mi ero dimenticato di fare questa prova, però ci siamo. Ah, se no la riaprivo, eh. Avete visto che si è incagliato un attimino lo sportello? Questa cosa la devo tenere d'occhio ancora un pochino, eh. Non è una cosa grave, per l'amor di Dio, perché basta poi. Basta poi fare così, cioè se si incaglia a toccarlo viene giù. Però magari vado a tirare un pochino la molla, adesso vedo. Questa riparazione è finita, dovrò tenere d'occhio a modo questo discorso dello sportellino perché mi ha fatto un tentennamento anche prima. Però diciamo che grosso modo è finita, il problema era la cinghia dello sportellino, la pulizia generale. Il pinch roller ho preferito lasciare il suo e pulirlo bene. Ho controllato sia la registrazione in basso, a 400 Hz sia 6000, è perfetta, perciò lavora bene questa piastra. La velocità è perfetta anche quella, per quello che ho scelto di lasciare quel pinch roller lì. Ora passerò a riparare l'amplificatore e nel frattempo terrò in prova questa bella piastra. Raga, se vi è piaciuta la riparazione lasciate un like. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sempre qui su Ivan Sa Channel. Ciao a tutti!